Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la prima edizione di oggi. In studio con voi Rosario Moreno. Dagli indagati per corruzione alla condannata per sequestro di persona fino ai Volta Gabbana, insomma la corsa dei 914 al comune di Reggio Calabria, lotta a 9 per la poltrona da sindaco, e dietro gli aspiranti successori di Falco Matà, insomma ecco la carica di chi corre per un posto in consiglio. Nelle liste anche una sorta di Santone avvisato oralmente due volte per stalking dal questore, e Nezza Lazarek, condannata in primo grado per sequestro di persone, in posa su Facebook con un fucile mitragliatore e il giubbotto antiproiettile. La riduzione spingerà una sola Camera col potere della fiducia. Quando la riforma sul taglio dei parlamentari è stata approvata, Enzo Cheli aveva più di un dubbio. Poi l'ex giudice della Corte Costituzionale ed ex presidente dell'Agicom ha deciso di votare sì convintamente. Perché, professor Cheli? Dice, confesso che sono stato molto dubbioso, ma alla fine la scelta è stata per il sì. Rissa in piazza Colleferro a Roma, muore un ragazzo di 21 anni, indagano i carabinieri. Un ragazzo di 21 anni è morto dopo una rissa scoppiata la notte scorsa in piazza Italia a Colleferro, vicino a Roma. Sul posto i carabinieri che stanno svolgendo le indagini per ricostruire quanto accaduto. Alcune persone sarebbero già in caserma e vengono ascoltate dagli investigatori. Birgman, diverse persone accoltellate nella notte, la polizia dice ci sono feriti, situazione grave. Diverse persone sono state accoltellate nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre a Birgman, città britannica a nord-ovest di Londra. È successo poco dopo la mezzanotte nel centro della città, ma ancora non ci sono dettagli su come sono andate le cose, né si conosce il movente. La polizia parla di una situazione grave, ha chiuso un'ampia area del centro. Forestali che lavorano a chiamata, pochi mezzi e la mano della mafia. Insomma, ecco perché in Sicilia i roghi devastano le riserve. Ogni anno, appunto. Da Palermo a Trapani, da Catania a Messina, un'ampia area dell'isola è bruciata negli ultimi giorni di agosto. Ormai una consuetudine che si ripete ogni estate nei giorni di forte scirocco. Le procure di Palermo e Trapani hanno aperto fascicoli per incendio boschivo con l'aggravante prevista in caso di incendi in aree protette, mentre gli ambientalisti accusano il sistema antincendio e con tutta evidenza fallimentare. Gaetano Guarino, storico funzionario della forestale, dice contiamo 400 uomini, poi ci sono 19.000 operai, ovvero persone che lavorano solo per qualche mese o per qualche giorno. Sullo sfondo l'accusa che dicono vogliono dare la gestione delle riserve ai privati. Passiamo adesso alle notizie da Treviso e dal Veneto. Conegliano, donna incinta, positiva al tampone, testa al reparto ostetricia, era arrivata alla 14ª settimana di gravidanza ed è stata inviata in ospedale per gravi episodi di vomito gravitico. Treviso, la MOM dice 100 bus in più da trovare in 10 giorni, già recuperate 29 mezzi, per gli altri servono oltre 2 milioni, appello al Ministero. Le famiglie non si fidano, al momento gli abbonamenti sono dimezzati. Treviso, ampliamento aeroporto Canova, nuovo stop, il progetto di Save torna in discussione, ennesimo ribaltone dopo quello dell'inverno scorso, il piano già alla firma del Ministro va ancora in commissione impatto ambientale. A 90 km sul PUT, tre multati con il telelaser nella notte a Treviso. I vigili sono stati anche impegnati a salvare una donna che tentava di farsi investire nella zona della stazione. Un caso di coronavirus al Conegliano, calcio, tutta la squadra si ferma, a rischio la prima giornata di campionato, fermo anche il settore giovanile. Bene, adesso passiamo alle notizie dal Friuli Venezia Giulia. Diamo subito la parola alla nostra inviata Sabrina Ciccotti da Udine. La riapertura delle scuole in Friuli Venezia Giulia, primo caso di una studentessa positiva al coronavirus. La ragazza aveva partecipato il 2 settembre al corso di recupero presso l'Istituto Tecnico Malignani di Cervignano. La madre della giovane era risultata positiva al tampone al rientro del suo viaggio in Bosnia
e successivi accertamenti sulla ragazza avevano dato esito positivo. Il Dipartimento della Sanità ha indicato alla scuola le procedure da rispettare e i due insegnanti e i nove compagni presenti in classe in quella data, insieme alla ragazza, sono stati sottoposti alle analisi del caso. I corsi di recupero sono stati sospesi in via precauzionale, in attesa dell'esito dei tamponi. La sede di Cervignano verrà sottoposta a sanificazione, mentre negli altri plessi dell'Istituto Malignani con sede a Udine la didattica proseguirà in presenza. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, riprendiamo le notizie, continuiamo con le altre notizie che ci sono giunte dal Friuli Venezia Giulia. Insomma, per chi suona la prima campanella, in Friuli Venezia Giulia sono sempre meno gli studenti, in calo i bambini iscritti alla scuola d'infanzia, 743 in meno dell'anno precedente, che porta quindi il numero di classi da 718 a 681. È partito il conto alla rovescia, quindi il 16 settembre ricomincia nella regione la scuola e sono sempre meno i bambini iscritti a causa del sempre più evidente calo demografico che finisce inevitabilmente di colpire le scuole. Coronavirus: sono 49 i nuovi casi in Friuli Venezia Giulia, sono 3 i pazienti in terapia intensiva, mentre 15 sono ricoverati in altri reparti. Come dicevamo, sono 49 i contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia. I nuovi casi a Trieste sono 3, 11 a Udine, 14 a Pordenone e 20 a Gorizia, ai quali si aggiunge una persona da fuori regione. Evade dai domiciliari e finisce in carcere. L'arresto per un 25enne è scattato nella giornata di ieri da parte dei carabinieri di Udine Est. Ieri i carabinieri della stazione di Udine Est, in ottemperanza a un'ordinanza di aggravamento della custodia cautelare emessa dalla Corte d'Appello di Trieste, hanno arrestato un ragazzo di 25 anni residente in città. Cordata di alpinisti bloccata sulla cima di Rio Freddo. 3 sloveni sono stati recuperati questa mattina in elicottero dopo aver trascorso la notte in parete. Sono stati recuperati questa mattina i 3 alpinisti sloveni che ieri sera avevano chiesto aiuto sulle pareti della cima di Rio Freddo lungo la via Krobat Metzger. I 3, 2 ragazze e un ragazzo, non erano riusciti a completare la scalata ed erano rimasti bloccati al penultimo tiro prima della cengia di uscita, a 300 metri dalla vetta, al sopraggiungere appunto del crepuscolo e poi del buio. Malfunzionamento della caldaia, 2 intossicati, è successo la notte scorsa intorno all'una in un appartamento di Lignano Pineta, affittato da una famiglia di turisti. 2 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio, appunto la notte scorsa, intorno all'1:30, in un alloggio per vacanze di Lignano Pineta. È successo in via Capinera, coinvolto una famiglia di turisti tedeschi. A dare l'allarme sono stati loro stessi, dopo aver accusato un malore. Sul posto la centrale Sores di Palmanove ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza. 4 le persone presenti nell'appartamento, 2 di queste marito e moglie, sono state trasportate precauzionalmente al pronto soccorso dell'ospedale di Latisana. Cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa prima edizione di oggi della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.